in alcune circostanze perde la consapevolezza della propria patologia, magari in maniera più sfumata di come accadeva a Giacomo, però sono aspetti cognitivi che non possono non essere considerati nella nostra attività terapeutica. Ora, come Giacomo nel caso della nosognosia, c'è il caso del neglect, che è evidente in certe situazioni ma più sfumato in altre. Oppure il paziente con una prassia assolutamente evidente che sbaglia delle attività molto semplici, banali, conosciute, ma c'è anche il paziente con una prassia delle note aprassiche sfumate. Allora noi dobbiamo essere in grado anche di poter valorizzare questi elementi cognitivi per poter incidere sul recupero che noi definiamo motorio. Prendo delle informazioni che riguardano tutto il mio corpo, perché io per prendere la bottiglia, come dicevo prima, utilizzo tutto il mio corpo. Io devo conoscere la mia base d'appoggio, come è strutturata, quali sono le relazioni tra la mia base d'appoggio e il suolo. E poi ti renderai conto, quando sei arrivato qua, che se non hai recuperato tutto come speravi, è perché non hai saputo fare un bilanciamento delle cose positive e cose negative di questo paziente. E questa è purtroppo la parte più difficile. Si chiamano elementi predittivi. Fin dall'inizio gli esercizi vengono strutturati per il recupero futuro, per il recupero ottimale futuro.